album. Questo potrebbe essere una scena già vista, ma non sempre la prima impressione è quella giusta. Ora vi darò un indizio, un piccolo aiuto. Scusa bambino, quanti anni hai? 9. 9? Allora siamo già nel 1910, giusto? Ma certo che siamo nel 1910. Che domande? Franco, vieni qua! Eccomi babbo! Con chi stavi parlando? Con una signora un po' strana. Quante volte ti ho detto di non parlare con i tuoi? Scusa! Dai, dai, fammi vedere. Questa? No. Questa non ce l'ho. Avete scoperto l'indizio? Nel 1910 non esistevano le figurine. Allora, che cosa collezionavano di così tanto interessante padre e figlio? Ai! Proprio così, signori. Insetti, più precisamente, coleotteri. Ma papà, cosa significa la parola coleottero? È una parola che ha inventato tanto tempo fa un signore greco di nome Aristotele. Coleos vuol dire copertura, teos vuol dire ali. Ali coperte? Esatto, secondo te cosa sono queste? Ali. Sì, però non servono per volare, servono per proteggere quelle vere che sono qua sotto. Oh. E questa fu la passione che Franco ereditò dal padre. Lo studio e la catalogazione puntuale e ordinata della natura. Franco, eccomi mamma! Dalla madre imparò a osservare la natura e a disegnarla. Dallo zio invece imparò ad osservare il mondo circostante. Imparò a tenere gli occhi sempre aperti e il cervello sempre acceso. Adele? Zio! Oggi Gino, entra. Oggi ve lo vado in montagna? Sì, oggi faremo qualche esperimento. E che cosa ci fai con questa scala? Mi serve proprio una scalata. Ah! Sono pronta, zio! Ah, ciao mamma! Ciao! Ciao Adele! Mi raccomando! Stai tranquilla, in buone mani. Ormai è grande, ha quasi 17 anni. Ciao! Stop! Il teatro è proprio questo, signori. Un gioco in cui il tempo e lo spazio si allungano, si fermano e si stringono. Basta la frase di un attore. Qualche minuto fa, Franco ci ha detto di avere 9 anni. E adesso avete sentito lo zio? Torniamo indietro di qualche istante. Indietro, 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 indietro. Stop! Lei! Sono pronta, zio! Ah, ciao, mamma! Ciao! Ciao, Adele! Mi raccomando! Adesso sentiamo l'allentatore. Stai tranquilla, è in buone mani, ha quasi 17 anni. Ciao! Stop! Siamo dunque arrivati al 1918, finita la Prima Guerra Mondiale, e Franco ha ormai 17 anni. E segue lo zio dappertutto. Ma questa, signori, è la prossima scena. Oh. Oh. E ve la racconteranno i nostri colleghi.
Durante l'estate del 1918, Galeotti e i suoi colleghi erano impegnati nello studio degli effetti fisiologici della vita in montagna. Con grande gioia Franco li aiutò in questo lavoro, portando gli strumenti utili per gli esperimenti e sottoponendosi ad alcuni test. Un esperimento era porre Franco ad orso nudo a 3200 metri d'altitudine sotto la neve con alcune pile termoelettriche applicate sulla pelle per studiare l'effetto dell'alta montagna sull'uomo. Nella ricostruzione dell'avvenimento non abbiamo potuto mettere il nostro attore a petto nudo. Dopotutto, i giovani d'oggi non hanno più la tempra di una volta. Lo vedete anche voi, sono piuttosto fragili e sfaticati. Dici bene, collega, sfaticati e senza nervo, senza spina dorsale. Ehi, voi due, non esagerate. Come ti senti, figliolo? Benissimo. Hai freddo? Ma quale freddo? Ci posso stare anche due ore se vuoi. Non preoccuparti, mezz'ora, sarà più che sufficiente. Ma zia, stavo scherzando. Ah, anch'io scherzo. Forza, senti, ci va a mangiare. Andiamo dal mio amico Giuseppe, te lo ricordi? Certo come lo ricordo. E voi, signori, ve lo ricordate? Lo abbiamo visto nella prima scena, Giuseppe Levi, sposato con Lidia, 5 figli, ma a noi importano solo i 2 figli più giovani. Il figlio Gino, grande amico di Franco, e la figlia Natalia. Sarà proprio Natalia a ricordare e a scrivere i commenti passati insieme. Nella prossima scena scopriremo qualcosa in più su Franco Rasetti, qualcosa che ha a che fare con la poesia. La famiglia Levi sta aspettando l'arrivo di Franco e Gino dalla montagna. Questa scena sarà recitata con un piglio allegro, quindi si prega dalla regia di far partire... Una musica adatta!